ricette gluten free con grande gusto e la nostra maga Merletta ce le propone perché fondamentalmente è importante anche variegare, no? Esatto. Oggi avere il problema della celiachia non è più... No, ma poi basta poco, perché è semplicissimo, basta prendere cose naturalmente prive di glutine oppure cose che si trovano, ma ormai il certificato si trova... tantissime! Il certificato poi si trova praticamente ovunque, quindi andare. Anche nei supermercati. E infatti. Cosa facciamo? Adesso facciamo dei tortelli di bresaola. Allora, prendiamo la ricotta. Allora, i tortelli di bresaola, mi viene a pensare alla pasta fresca. E invece in realtà un po' fingiamo, ma in realtà non è pasta fresca, ma... Sì? Prego. Sì, bicchierini, sì. Giustamente, perché poi li rimettiamo a posto. Allora, questa è ricotta. La ricotta, in quanto il latticino, non è un formaggio la ricotta, ma comunque è naturalmente priva di glutine. Aggiungiamo... Quindi la ricotta andiamo tranquilli. La ricotta andiamo tranquilli. Idem con il parmigiano. Questo è un parmigiano stagionato, ma stagionato o non stagionato, il parmigiano comunque è un formaggio e tutti i formaggi vanno bene, ad eccezione dei formaggi light, che sono formaggi a rischio, e dei formaggi tipo quelli a fette, tipo le sottilette per dire, sì. O dei formaggi, quelli spalmabili, che però non sono formaggi, ma sono preparazioni spalmabili, tipo il Philadelphia, che è certificato, ma insomma, tipo il Philadelphia, sì. quelle lì hanno bisogno di essere certificate. Quindi i formaggi di solito non vanno bene, tutti, quindi hanno bisogno solo di spiga barrata, scritta senza glutine in etichetta, oppure la presenza nel prontuario. E la bresaola? La bresaola invece ha bisogno di essere certificata, a differenza del prosciutto crudo, la bresaola ha bisogno di essere certificata. Si trova semplicemente al supermercato o dal salumiere, in gastronomia, praticamente in questo momento sono quasi tutte certificate. Allora, fai piano che qui abbiamo tempo per poterlo fare, fammi vedere. Allora, mettiamo un po' di ripieno, chiudiamo. Guardate, e ora ci fai il tortellone. Maga Merletta, lei è veramente magica. Voilà, è uno. Quindi all'interno tu hai messo la ricotta. Ricotta e formaggio parmigiano. Però, se volessimo, io per dire, ci potrei mettere un pochino di noce moscata? Certo, un po' di pepe. Ma per chi ama anche, ci sta benissimo l'erba cipollina. Oh, l'erba cipollina. Ci sta benissimo qualsiasi tipo di erba. Oh, un po' di... O riempirla anche con qualcos'altro. Ma riempirlo con quello che uno desidera. Ci stanno bene delle mousse di legumi, ci stanno bene delle... Sì. Ma anche mousse di verdura. Però è bella questa idea, ovviamente le fette devono essere tutte uguali, sì, allora, in una l'unica certa maniera. Allora, queste ad esempio sono un po' particolari perché sono, diciamo, ovali, mettiamo così, sì. E questo non facilita il compito. Fossero state circolari sarebbero sicuramente venuti migliori, perché il ripieno non sarebbe semplice, guarda, chiudete, si piega in su, sì. E poi si chiude così. Capito? In realtà ne viene molto di lato perché... Essendo così lunghi e stretti, sì, viene se fossero più piccoli, ma va se bene. Se fossero più tonde, più che mai. Fai piano. Allora, piegata la prima volta. E si chiude, diciamo, a panzerotto, ok? Panzerotto, sì. Poi si piega. Guardate, spiegate. Così, si piega. E chiudete. E si chiude. Ecco. Bellissima questa cosa, ma come ti nascono queste idee? Ma questa era un'idea che ho trovato su internet, anche questa, perché poi bisogna anche un attimino avere l'umiltà di guardare intorno e guardare quello che fanno gli altri, no? Brava, perché, lo scambio di idee, dai, esatto, condividere. Condividere come l'ideale. Si trova nel telefonino alla vostra destra, condividere, ecco, e questo è importante. Allora, questo qua, guarda che sono favolosi, Solitamente sono delle cose che si vengono fatte a cannolo, no? Invece in questo modo danno un attimo più di sì, perché è la contaminazione, è la contaminazione che si ha tra la pasta fresca e in questo caso l'abbiamo trasformata in carne, con la bresaola, questo salume insaccato. Dovrebbe venire meglio. Vai, okay. Lei è mitica, fa tutto. Condiamo. E poi con cosa la condisci? Condiamo con una citronette, quindi olio e limone. Olio e limone. Allora, giustamente. L'ideale sarebbe che ci starebbe benissimo un po' una tritolata di nocciole, che deve essere certificato, se no ve le tritate o se no, semi di sesamo leggermente tostati.